Ciao a tutti amici, ben ritrovati sul mio canale. Quest'oggi non avremo la consueta rubrica affitti da incubo, ma case in vendita da incubo a Gran Canaria. Come sempre siamo su Idealista, quindi io direi andiamo subito al sodo. Ho deciso di scegliere Mas Palomas San Bartolomé de Tirana, Playa del Inglés, quindi zona turistica. Qui abbiamo un appartamento in vendita in Avenida de Madrid, 50 metri quadri, due camere, piano e terra, esterno senza ascensore, per la modica cifra di 420.000 euro. E ora andiamo a leggere le specifiche. Si vende grazioso appartamento in un piccolo complesso sul lungomare nel cuore di Playa del Inglés. Casa su un unico piano, arredata, cucina, soggiorno, di fronte alla piscina, eccetera, eccetera. Complesso in un piccolo residence di 4 appartamenti, spese condominiali 130 euro al mese, acqua e luce a parte. 50 metri commerciali, due camere da letto, un bagno buono stato, piano esterno senza ascensore ovviamente. E guardate le foto. Questa è l'entrata e questo è il bungalow praticamente. È tutto qua. Facciata, qui di fronte avete la piscina. Buono stato, a me sembra un po' vecchio bacucco, basta vedere gli infissi in legno dell'anteguerra. Questo è il salottino, guardate solo le porte come stanno messe. Vabbè. Anche qui i mobili lasciamo perdere. Avete visto, qua è l'entrata a pian terreno, questo microscopico salottino, perché insomma ragazzi 50 metri quadri deve starci tutto, eh. Anche qui cucina in legno e marmo del secolo scorso, perché è tipo quella che abbiamo trovato qua noi. Camera da letto, una delle due camere, microscopica, con i letti messi così, boh, sarà una nuova moda, non lo so. Corridoio, vedete i muri come sono proprio messi male, gli stipiti, osceni. Guardate la porta tutta rovinata. Corridoio. Seconda camera da letto, secondo buco, bagno, micro bagno ovviamente senza bidet come tutti, ah no scusate, pardon, rettifico, il bidet ce l'ha, proprio di fronte al water, con una micro doccia, desculpe, desculpe, questo è il classico lavandino in marmo che avevamo vecchissimo anche noi, quindi ha sicuramente più di 20 anni, perché quelle sono le ristrutturazioni fatte 20 anni fa. Praticamente qua, non sopra, ragazzi, soltanto questo pezzetto qua. Questo è il vostro bungalow. Qui entrate, c'è la terrazza, 50 metri di casa, ripeto, 420.000 euro. Si parla di 800 milioni delle vecchie lire. Prezzo al metro quadrato, 8.400 euro. Ma qui dice, quanto vale questa proprietà, ragazzi? Per me non vale questa cifra. E voi che cosa ne pensate? Dai, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Alla prossima rubrica Case da Incubo a Gran Canaria. Ciao!